un modo per prolungare insomma la festa di Natale. Ora ci siamo fermati per il Covid e per una sosta nostra come associazione da 3 anni. Abbiamo avuto quest'anno la forza insomma di ripartire, di riprendere questo percorso che siamo arrivati insomma alla 16ª edizione quest'anno. Quest'anno siamo ripartiti anche grazie soprattutto alla Proloco che ci ha dato insomma il supporto in tutti i sensi organizzativo e quant'altro per ripartire. È una bella manifestazione che ci dà gioia e felicità, perché bene o male coinvolge parecchie persone del posto, crea entusiasmo, crea affinità. E la gioia, posso dire, nasce sin dalla preparazione, quando la sera ci ritroviamo lì con il fuoco a mangiare salsicce e stare tutti insieme a bere il vino, e poi insomma si finisce in questa che non è solo la rievocazione della Natività, ma è una sorta di antico borgo che prende vita. Si parte dal presepe, noi ci si basa sul presepe napoletano, quindi sono mestieri napoletani, e poi a una certa ora c'è la rievocazione storica con l'adorazione della Natività in chiesa, e viene fatto ogni anno, cambia con un bambino insomma nato da qualche mese del paese, e con il babbo e con la mamma insomma. Ecco, quest'anno c'è una famiglia, proprio babbo, mamma e il bimbo che interpreta Gesù Bambino. Certo, sempre così insomma, perché si cerca di dare insomma, cercare il nascituro più vicino in prossimità dell'evento insomma, dalla disponibilità viene coinvolto insomma. C'è qualcun altro che è il caso di ringraziare? Vabbè, il ringraziamento sicuramente speciale va a Don Romeo, un parroco che comunque è arrivato ora nella nostra comunità, ma ci ha dato subito supporto e disponibilità nella ripartenza. E sicuramente, non per ultimi, ma tutti i volontari che tutte le sere, o comunque gran parte delle sere, hanno dedicato alla ricostruzione del villaggio, alle persone che comunque hanno dato la loro disponibilità a vestirsi, i ragazzi giovani che quest'anno si sono buttati nei balli. Insomma, è veramente una cosa che coinvolge il paese, e questo è un ringraziamento che va poi a tutta la comunità.